Carnevale ci sarà sempre a Rio, non penso che questo sia l'ultimo anno. Nella stagione 2022-2023 la Fiorentina ha raggiunto un record storico. È la prima squadra in Europa ad aver giocato le quattro finali europee. Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, che ha vinto, Coppa UEFA e quest'anno la Conference League. A parte questo, la Fiorentina è una squadra che ha vissuto un periodo straordinario, direi quasi cinematografico, tra il 1990 e il 2002, quando alla sua guida c'è stata la famiglia Cecchi Gori. Cinematografico perché ci sono stati tantissimi alti e bassi e anche se non è stato conquistato nessun trofeo se non due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, è stato un periodo che ha visto la Fiorentina tra le grandi protagoniste d'Italia ma anche d'Europa. Per parlare di questo ho raggiunto un ospite d'eccezione, una memoria storica della Fiorentina, il grande giornalista Mario Tenerani. Grazie, ciao, grazie. Ciao Mario, come stai? Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, grazie per gli aggettivi, insomma, memoria storica. Vabbè, insomma, sono passati degli anni, per cui ti ringrazio, ma insomma, tanti anni passati vicino alla Fiorentina. Allora, la prima domanda che ti faccio, Mario, è: prima di arrivare alla Fiorentina di Cecchi Gori c'è l'anno 89-90 in cui succedono un sacco di cose. Baggio si riconferma grande campione, la Fiorentina arriva in finale di Coppa UEFA e Puntello penso inizino la trattativa con i Cecchi Gori. Faccio un po' un quadro di quell'annata. Ancora non avevo iniziato a lavorare, iniziai proprio immediatamente dopo con l'arrivo di Vittorio Cecchi Gori, però seguivo già molto da vicino a Fiorentina, anche perché qualche anno prima, proprio da giovane, molto da giovane, avevo avuto una breve esperienza nell'allora Radio Firenze e quindi avevo seguito proprio il ritorno in campo di Baggio. Poi avevo sospeso per qualche anno e per poi ricominciare all'inizio degli anni 90, però ricordi nitidi, ci mancherebbe altro. Sai, lì fu una rivolta di piazza, la pancia di Firenze che reagì, perché poi Baggio era il figlio di Firenze, un giocatore, io personalmente, il giocatore più forte che abbia mai visto giocare la Fiorentina, anche se per me c'è un caso a parte che è Giancarlo Antognoni, e guai a chi me lo tocca, fuoriclasse assoluto, però anche se parli con Giancarlo, che è stato un fuoriclasse, ed è un fuoriclasse anche come persona, e ti dice che Baggio aveva quelle cose che erano, insomma, qualcosa di eccezionale. Quindi metti tutto questo, una città dal forte contenuto estetico, venderle alla Juve fu una cosa incredibile. Il detonatore appunto fu la cessione, la rivolta di piazza, poi c'era stato qualche ora prima la doppia finale con la Juventus di Coppa UEFA che era finita molto male, con un arbitraggio che definire brutto è un eufemismo, era successo di tutti i colori a Torino per Juventus Fiorentino, lo spagnolo si chiamava Soriano alla Trenta. E poi la Fiorentina aveva il campo squalificato anche lì per circostanze strane, andò in campo neutro Avellino, in realtà il Partenio nell'occasione era un feudo bianconero, quindi sì, c'erano tanti tifosi a Fiorentina, però era quasi tutta la... Quindi era una situazione che, anziché sottrarre, come dire, adrenalina, l'addizionava fino a farla diventare nitroglicerina, perché poi ci fu l'esplosione. Tra l'altro speriamo che non succeda mai più, perché finirono in carcere credo 34-35 persone per questa rivolta di piazza, alcuni trovati anche a passare lì per caso, insomma fu un disastro e quindi questo non dovrà mai più accadere, perché l'amore per una squadra è qualcosa di straordinario, però non ci si può rovinare, voglio dire, la vita per questo, però molti insomma si rovinarono, non voglio trovare giustificazione alla violenza, ci mancherebbe altro, non voglio essere frainteso, però per l'eccessivo amore, no? E quindi poi Baggio andò via, non voleva andare alla Juventus, voleva restare, c'era però di mezzo anche un suo procuratore, aveva trattato col Milan e i Puntello avevano deciso di lasciare la società. Tra l'altro Puntello per molti anni avevano fatto molto bene, sono gli ultimi anni quelli, diciamo, del rientro nel senso di mettere in bonus la società per poi venderla, sono quelli delle ristrettezze fino a un certo punto, perché poi comunque quella famiglia lì Puntello alla fine mise in campo, per dire, Baggio, Dunga contemporaneamente, Diaz, Centravanti, e fece la finale Coppa UEFA, per cui anche nel ridimensionamento c'era stato, però è chiaro che i primi 6-7 anni Puntello non sono gli ultimi, e purtroppo finirono male, perché con questa cessione che fece scatenare la rivolta di piazza contro la proprietà,
e contro il sistema calcio in generale, perché poi ci fu anche la contestazione al Coverciano nazionale, insomma, poi la rivalità con l'Eventus c'era già forte, però lì visse una recrudescenza, perché nell'82 c'era stata la famosa partita di Cagliari e Catanzaro, il 16 maggio 82, 44 punti Juventus-Fiorentina, anche lì due arbitraggi a dir poco discutibili e uno scudetto perso sul filo di lana con due sconfitte soltanto, quindi già lì ti puoi immaginare. Poi sei campionati del mondo, la vittoria avevano un po' temperato, però insomma nella tifoseria della Fiorentina la ferita è rimasta, buttava sangue e quando arrivò il 90 è esploso tutto. Senti, ma secondo te, a parte che mi è piaciuta una cosa che hai detto del gusto estetico, perché Baggio era uno che faceva solo gol belli, penso che sia, anche se prendi Totti, Del Piero, lui li faceva solo belli, ma se fosse andato al Milan ci sarebbe stato meno confusione? Secondo me sì, ci sarebbe stata confusione lo stesso, perché lui non comunque voleva restare a Firenze e era uno, cioè strappavi un figlio alla madre in quel momento, quindi però è chiaro che la Juve era agli occhi solito di Fiorentina il peggio che ci potesse essere. Se pensa che c'è, però sto andando a memoria, dunque 10 maggio 87 il Napoli vince il primo scudetto. Davanti a 80.000 persone si giocano allora a San Paolo e la Fiorentina aveva a centrocampo Antognoni, Baggio poi centrocampo, seconda punta, e Oriali in mediana, di là c'è la Maradona, e credo quella, poi magari ricontrolliamo, credo sia stata l'unica partita che hanno giocato insieme Antognoni e Baggio, e fu anche l'ultima trasferta di Antognoni alla storia Fiorentina, perché poi se non sbaglio l'ultima fu in casa con l'Atalanta e lui poi andò a Losanna, sai, all'esilio dorato, a fine carriera e tutto. Insomma, c'è una foto bellissima, non so se sia del Guerin Sportivo, giornale per il quale mi onoro aver scritto, in cui ci sono nello stesso scatto Maradona, Baggio, Antognoni e Oriali, una roba, insomma, sarebbe finita. Bellissima. Dopo l'89-90 si arriva all'arrivo di Cecchi Gori, sì. Appunto. Cecchi Gori prende la Fiorentina e subito prende come allenatore Lazzaroni. Intanto com'è l'arrivo di Cecchi Gori e poi anche se puoi qualcosa su Lazzaroni. Allora, l'arrivo di Cecchi Gori arriva in un inizio d'estate molto calda per i moti rivoluzionari per Baggio. I Fontello avevano deciso che finiva lì la loro esperienza e Mario Cecchi Gori, fiorentino vero emigrato a Roma, che era partito intorno ai 30 anni, non povero ma neanche ricco, nel senso che era credo figlio di non so se un dirigente, un funzionario di banca, media borghesia normale, andò a Roma a cercare fortuna e senza soldi e diventò il più grande imprenditore cinematografico d'Europa. Te pensa che quando Mario Cecchi Gori purtroppo vicino alla scomparsa decide di regalarsi questo sogno, lui e la moglie Valeria, decide di regalarsi questo sogno, cioè di tornare a Firenze, in quel momento lui è il primo interlocutore in Europa delle major americane, cioè della Columbia, di Metro Golden Mayer, della Paramount, insomma era un imprenditore pazzesco, però fiorentino vero, cioè mentre Vittorio Cecchi Gori era nato a Firenze nel 43 se non sbaglio, ma insomma cresciuto a Roma, quindi Vittorio, se ci parli anche oggi, senti che ha questo idioma che è un po' una via di mezzo, no? Tra la Calata romana e quella fiorentina toscana. Marione, lo chiamavano così, era veramente fiorentino, aveva perso l'accento, non aveva mai interrotto il rapporto con Firenze dal punto di vista calcistico. Pensa che mi ricordo, vabbè, all'epoca i giornali andavano molto più di oggi, lui lunedì mattina arrivava in ufficio ai Parioli e sulla scrivania c'era la Nazione e lui leggeva le cronache di Raffaello Paloccia, Stano Picchi, di Gian Piero Masieri, insomma tutti grandi della Nazione, era informatissimo, era tifoso, però credimi, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare e di conoscerlo. A parte trattava tutti allo stesso modo, cioè io mi ricordo avevo un registratore in a cassetta, lavoravo allora a Radio Firenze, lavoravo a Parola Grosso, lavoravo con Piero Barbetti e lui parlava con me come parlava con Gian Piero Masieri, con Paloscia, con Alessandro Rialti, Polverosi, Calamai, tutti i grandi di allora, Manuela Righini e poi Sconcetti era già in giro per l'Italia per il direttore, insomma Massimo Sale, tutti quelli di quell'epoca lì, e chiedo scusa se ne dimentico qualcuno, però parlava così anche con me, quindi io ero
ed era uno spettacolo sentirlo parlare, perché tutto zero presunzione, zero arroganza, nessun tipo di posa cinematografica. Il fiorentino vero, quello colto, come dicono gli anglosassoni, low profile, no? Basso profilo. E quindi si metteva lì, cominciava, mi ricordo, faceva sempre delle citazioni, parlava di Per Capponi, di Lorenzo il Magnifico, e poi quando parlava ai giocatori faceva, insomma, a fin dei conti sono dei giovanottini di 20 anni, no? Ma aveva davanti Mario Cecchitore, insomma. Era. E lì il passaggio tra l'altro è storico, perché sono le ultime due famiglie fiorentine, poi Pontello proprio fiorentino, Mario Cecchitore è fiorentino, però poi la fortuna la fa a Roma e ritorna a 70 anni a Firenze da vincitore, però fiorentinissimo. Sono gli ultimi due, perché poi dopo arriveranno i Della Valle che vengono dalle Marche e adesso c'è una proprietà americana, quindi... Certo. È un po' un passaggio storico. Quell'anno lì il primo allenatore che scelgono è un allenatore, sì, che arriva dai mondiali e che però non ha fatto benissimo, Lazzaroni. Quella squadra lì, aspetta, mi ero segnato qualche acquisto? No. Come andò, insomma, il primo anno della Fiorentina? Beh, Lazzaroni era un uomo simpatico. Il primo anno dei Cecchigori andò con, già si avvertiva una sorta di dicotomia all'interno della società, cioè il patriarca era Mario e il figlio scalpitante era Vittorio. Mario che pur essendo un uomo ricchissimo, viveva sempre proprio tipo low profile con la moglie Valeria, non aveva più la casa a Firenze, che scendevano sembra all'Hotel Savoy in pieno centro, e Vittorio invece che si portava dietro quest'aurea di romanità cinematografica, cioè anche il mondo di Vittorio Cecchigori era un mondo diverso da quello di Mario. Certe volte, ma lo dico con grande benevolenza e affetto che ho per Vittorio Cecchigori, che ho rivisto anche poco tempo fa e che comunque ha avuto tante disgrazie economiche, però credo sia stata anche vittima di un sistema che l'ha tritato, e comunque ha avuto dei guizzi cinematografici anche lui, senza un bel dubbio. Però ecco, quando vedevo Vittorio Cecchigori con i suoi amici, i suoi collaboratori, mi sembrava di vedere un po' un film dei fratelli Manzini, per dare lo spaccato, certo, no? Certo. Quindi c'era questa, era Fiorentina che all'inizio, come tutte le proprietà, faceva i conti con il calcio credo sia la cosa più difficile da affrontare, più anche della politica. Paghi un pedaggio quando entri, se poi tu sei bravo a capire il sistema, a entrare nei ganghi del sistema, alla lunga vinci, però all'inizio rischi di rimanere schiacciato. Loro all'inizio presero come tutti le loro sberle, però secondo me Maione Cecchigori, dopo la recessione, aveva capito tutto, e però poi all'inizio novembre del 93 morì, e quindi poi tutto passò a Vittorio, ci furono anni bellissimi, poi non sappiamo come è finita. Ma era una Fiorentina che all'inizio, insomma, faceva cose buone e cose meno buone. Il primo anno Lazzaroni fu anche divertente per certi aspetti, il secondo invece poi ci fu la retrocessione, scusami, l'esonero e l'arrivo di Gigi Radice, insomma, quindi... E poi ci fu il 92-93, che rimane, credo, una delle retrocessioni. Fermiamoci un attimo all'estate del 91, sì, che c'è il primo crocevia, perché secondo me ci sono tre pilastri, sì, nella Fiorentina di Cecchigori, e il primo riguarda l'arrivo di Gabriel Batistuta. Sì, come, sì, arrivò? Te cosa ti ricordi? Come fu la trattativa? Soprattutto quale aspettativa c'era? Perché io iniziai a seguire gli anni, il calcio in quegli anni lì, però non mi ricordo che aspettativa c'era su, allora, di lui. Intanto dobbiamo dire che su Gabriel Batistuta, il più grande di sempre, come centravanti, almeno la storia fiorentina, credo uno, per lui è stato il più forte al mondo e nel campionato italiano uno dei più forti di sempre. E, credo che fu l'intuizione di Vittorio Cecchigori, perché la Fiorentina aveva mandato le Salvatore in Argentina a seguire Diego Latorre, che oggi credo sia un apprezzatissimo opinionista della TV argentina, perché quando sono andato in Argentina un paio di volte lui è un tal Mohamed, che poi fu una sorta di meteora. Però diciamo che la stella era Latorre. Attenzione, Diego Latorre, è l'archero che salva, gol! Batistuta! Se non che, vedendo all'epoca c'erano le cassette, e Vittorio vide questo centravanti rozzo nei piedi ma potentissimo fisicamente, che in Argentina chiamavano il camion. Attitudine, la televisione, lui viene, Tabilitado, Tapia pora dentro, Boca il secondo gol, Boca quiere liquidare il partito, Gabriel, gol! E quando era giovane invece in modo più
maligno, il gordo, il grasso, perché era un po' rotondetto, poi lui è stato tardi a giocare a pallone, tardi senza 17 anni, però il camion, perché, però attenzione, molti commettono un errore secondo me, cioè presentano Battistuta come un illustre sconosciuto, e non è così, perché Battistuta arrivò a Firenze intanto avendo giocato nel River con poca fortuna allenatore Daniel Passarella e nel Boca Juniors, la squadra di Diego Maradona, e con invece con molta più bravura, e soprattutto, se non ricordo male, come capocannoniere della Coppa America estate 91, là in verde naturalmente, sembra di parlare di un secolo fa, in realtà sono passati poco più di 30 anni, però non c'era internet, no, non c'erano, c'erano i telefonini, non c'era YouTube, non c'era, quindi c'era l'almanacco illustrato, c'era, però dico, arriva, per carità, c'erano dei televisori che trasmettevano le partite della Coppa America, ma non è che le guardassero tutte, quindi certo. Sì, si sapeva, ma oggi probabilmente uno che fa 4 gol o 3 gol in Coppa America, il ragazzino sulla spiaggia con il telefonino si accorge solo per... Quindi non arrivò proprio da illustre sconosciuto, però era strapotere fisico, voglia di migliorarsi da 1 a 10 100, però con i piedi rubiti. Se vuoi ti racconto un aneddoto, se vuoi, che mi raccontava Stefano Pioli, che è uno dei tanti con i quali ho avuto la fortuna di avere un bel rapporto sia da giocatore che poi da allenatore, è bravissimo, che è eccezionale, che ci raccontò proprio quando era allenare a Firenze, quindi nel secondo suo periodo fiorentino, ci raccontò il primo allenamento di Bate a Firenze, che fanno il primo allenamento e poi rimangono un po' a tirare in porta e loro lo lasciano tirare in porta e rimangono al centrocampo, un gruppetto, c'erano, senti, lui, Beppe Iachini, che non ci fosse Renato Buso lì al centro, e guardate, disse Pioli, ha detto anche a Basi, ma questo da dove è arrivato? Insomma, piedi pochi, per dire. E poi invece Pioli raccontò che di lì a poco, insomma, lo videro a lavorare, lo videro e tutti restarono estasiati. Pensa che allora noi potevamo seguire gli allenamenti che erano ai campini di fronte allo stadio, e la tradizione che dice che d'inverno Battistuta faceva buio in campo è vera, perché faceva sempre un supplemento di allenamento personale. Sai chi era la vittima? Era Francesco Toldo, che Stoldo, perché lui gli faceva un allenamento e andava a fare la doccia, poi sai, insomma, Firenze d'inverno non è che proprio sia l'Africa, insomma, fa freschino, quindi, e chi andava a fare la doccia lui rimane in campo sotto la pioggia, si chiede, Francesco, vai in porto, e boom, boom, iniziava a cannoneggiare. E fino a quando lui non era stanco, lui Battistuta, Toldo restava in porta, e Toldo lo raccontava anche poco tempo fa, insomma, un grande divertimento, allora un po' meno, ma se è stato questo, tu pensa che è arrivato a Firenze e con i piedi di marmo è andato via, che batteva le punizioni come Daniel Passarella. Quell'anno, tra l'altro, la Fiorentina, e questa è un'altra curiosità che ci avevo, prese anche il famoso cigno di Grosseto, Branca. Sì. Lui, cioè, poteva essere lui il titolare sulla carta. Sì, c'era Branca, c'era il povero Stefano Borgonovo, infatti quella fu un'annata 91-92 difficile per Bati, perché insomma non legarono con Borgonovo e con Branca, ma anche se poi due, ora Stefano non c'è più da tanti anni, purtroppo riconobbero presto il valore di Gabriel, però lui si sentiva un po' messo in un angolo, poi Gabriel, persona fantastica, ma carattere di carta vetrata, lo conosco, certo, bene, molto tosto. Branca, insomma, e Borgonovo erano da una parte, lui dall'altra. Branca era fortissimo, non è che lo dico, c'è la sua storia. Branca, tra l'altro, partì da Grosseto giovanissimo, andò a Cagliari, c'era il presidente del Cagliari, allora era presidente Grossetana Marugi, e lo portò a Cagliari, poi da lì spiccò una carriera, ma lo ricordo nella Sampdoria di Galle Mancini, lo ricordo nell'Inter, sa. Giocatore pazzesco, anche a Firenze fece dei gol, non ne fece tantissimi, fece una tripletta utile. Sì, ma poi tutti i gol nella Croazia, tecnicamente, fisicamente, giocatore bello proprio a vedere. Sì. Un attaccante a testa alta, che è difficile da vedere. E Borgo era Borgo, insomma, Stefano era, stava lì e la buttava dentro. E però Battistuta si fece, penso, conoscere a tutti con quel gol alla Juve. Sì, fece quello, poi quell'anno comunque, prima mi sembra fece 13 gol in 17 partite. Quindi sì, insomma, allora si giocava sulla distanza delle 34 e non delle 38. E insomma, lascia perdere, era già un bel bottino e da lì si intravide, insomma. Stette alcune domeniche senza segnare, lui se non sembra al Genoa, può darsi il primo gol, e poi stette alcune domeniche senza segnare, certe volte andava in panchina, insomma mordeva il freno, però poi dopo trovò continuità già nel primo anno e poi dopo. Ecco, Baggio e Battistuta avevano due caratteristiche, pur essendo
molto diversa dal punto di vista tecnico. Baggio ogni volta che prendeva la palla ti dà, io l'ho provata pochissime volte nella sensazione in vita mia seguendo il calcio sia in Italia che in Europa, lui prendeva la palla e avevi sempre la sensazione che di lì a pochi secondi sarebbe accaduto qualcosa. Cosa? Un gol, un assist, un calcio di rigore, un calcio di punizione, un avversario che viene ammonito o addirittura espulso, qualcosa sarebbe successo. Tant'è che la curva Fiesole coniò il grido, insomma il coro che portava anche molta fortuna, Roberto Baggio portaci in vantaggio. Batistuta non aveva, voglio dire, si driblava, ma insomma non era il dribble, buttava la palla avanti, però prendeva la palla lui e quando ci sono delle immagini di Batistuta, sono alla finale 25 agosto 96 sul Coppa Italiana a San Siro, doppietta ai Bati, sai Irina te amo, sombrero a Franco Baresi, se uno ancora oggi vede Franco Baresi se le vede cappello. Io ricordo di aver visto Vierkud nel suo massimo splendore. Vierkud per me, opinione personale, il più grande stopper, si chiamava così, del Bologna. Lo dicono tutti gli attaccanti, no, ieri, cosa, Ronaldo, tutti. Una cosa pazzesca, di averlo visto anche rotolare in terra nel tentativo estremo di fermare questo freccia rossa lanciata a 300 km orari con tutta la sua potenza. Quindi, insomma, due giocatori molto diversi, Baggio e Batistuta, però entrambi tenevano la sensazione, anche Bati, quando gli arrivava la palla giusta, c'era la famosa zona Batistuta, sai, il diagonale da destra incrociata, oppure quando lui partiva tu avevi proprio la sensazione che avrebbe sfondato tutto. Baggio l'avevi in un altro modo, cioè danzava sul pallone, insomma. Era arte, quell'altro era potenza, arte, pure, sì, quell'altro sì, era arte. Sì. Voglio fare il primo piccolo focus, vorrei che tu ci commentassi questa foto. Te la ricordo. Me la ricordo. Bellissima, sì. Però che fu tolta. Sì, bellissima, ma fu tolta perché ci fu la polemica, se non sbaglio. Sulle svastiche, perché cioè, diceva e ricordava, non è che la Fiorentina, figurati se poteva pensare allo stilista, però fece molta polemica, sì. La stagione disgraziata 92-93, dopo due dodicesimi posti la Fiorentina fa una campagna acquisti strepitosa. Baiano, Effenberg, Laudrup, Di Mauro, che a quel tempo era un centrocampista quotatissimo. A un certo punto la Fiorentina è anche seconda, se non mi ricordo, Termina. Poi che cavolo succede? Ci fu la famosa sconfitta con il grandissimo Milan in casa per 3-7. Ma senti, allora io invito tutti loro che sono un po' appassionati di calcio a studiarsi per la retrocessione, perché è roba da Guinness dei primati. Intanto, primo, è scientificamente provato che con una squadra del genere non si può retrocedere e la Fiorentina è l'eccezione come matematica e conferma la regola. Secondo, se vuoi vai a controllare, retrocede con uno dei principali attacchi nel campionato, con una difesa pazzesca, perché poi ci fu tutto sbagliato, ci fu il cambio di allenatore, no? da Radice ad Agroppi che tra l'altro, insomma, caro amico, grande allenatore, poi decise di smettere per lo stress che non lo reggeva, ma insomma Agroppi nella sua generazione, senza tema di smentita, ti posso dire che era uno dei più forti in assoluto. Tanto aveva fatto un meraviglioso quarto posto nel 85-86 a Firenze, ci fu la polemica con Giancarlo Antonioni, è vero, però insomma Aldo fece all'inizio della carriera e fu richiamato lì. Era un momento in cui la Fiorentina anche a livello politico sportivo non viveva un grande periodo, perché intanto appena due anni prima c'erano stati i morti di Piazza di Baggio, c'era stata la contestazione alla nazionale di tiro a Coverciano in partenza, cioè partenza in preparazione per il mondiale italiano, poi c'era stata questa amichevole a Firenze con il Messico in cui fu fischiato l'inno nazionale, sempre per protesta, non che i fiorentini ce l'abbiano con l'Italia, intesa con l'Italia, c'era una polemica con la federazione forte. Poi fu presa Groppi, che era il grillo parlante del calcio italiano, che veniva dall'esperienza in televisione dove aveva polemizzato con diversi personaggi su tutti i Matarrese, era allora. Quindi, insomma, io non sto dicendo nulla, non è che sono qui a disegnare chissà quale complotti, ma sarei anche ipocrita se non raccontassi che la Fiorentina in quell'anno lì, al netto dei mille errori che ha fatto, e che la Fiorentina retrocede poi perché commette tanti errori, però insomma ci furono polemiche anche per alcune direzioni di gara che non tornavano molto. Era una Fiorentina che si era creata purtroppo questa antipatia al palazzo e aveva una pessima introduzione al palazzo, e Mario Cecchigori rimase stritolato da questo. Insomma, poi
devo dirti che era un anno in cui pensa tutte. Io avevo iniziato a lavorare da un anno, due, quindi era all'inizio, però seguivo già la Fiorentina in casa e trasferita. E tutte le domeniche, ma figurati la Fiorentina come fa a perdere questa partita, ma come fa la Fiorentina a retrocedere? Ancora oggi, no? Pensa anche a quello che è successo quest'anno, quando fino a due mesi alla fine dicevano tutti che il Verona era retrocesso, invece certo. Poi è stato. Ecco, è successo il contrario. Figurati se la Fiorentina di Battisto Battistuta che fece 16 gol. 16 con 32 partite. C'era Cannasciale, insomma, c'era di tutto di più. Quella era una squadra da Coppa UEFA, sicuro. Quella era una squadra da Coppa UEFA, ma proprio tranquilla. E tutte le settimane, ma figurati, poi ci fu Agroppi, poi dopo andò via e poi ci fu Carugio, con Antonioni che andava più che altro lì a dare una mano a Meccarisma, che Giancarlo sa fare 3.000 cose nella vita, ma non l'allenatore, lo dice anche lui, andò per dare una mano a Chiarucci che ce la mise tutta, a Luciano, e poi retrocesse tra l'altro vincendo in casa l'ultima col Foggia 6-2. Il calcio è questa, l'ultima di campionato naturalmente, no? C'erano ancora i due punti, perché i tre punti entrano nel 94-95 e quindi l'ultima giornata ci furono anche insomma delle partite un po' così, ma quelle capite a tutti gli anni. E insomma fu una retrocessione lancinante, con contestazioni, insomma. Nel frattempo muore Mario. Muore subito dopo, però succede, scatta qualcosa nella testa di Mario Cecchitori, che appena fine campionato lui decide di prendere Moggi. E Moggi va a parlare con Mario Cecchitori e trova l'accordo. Mi ricordo che c'era, non so se quella sera fecero anche una cena all'Ippodromo di Firenze. Ti posso dire, il mio secondo papo è Raffaello Panosci. E glielo puoi chiedere a Raffaello, decano di tutti i giornalisti fiorentini, grande firma anche a livello nazionale, che naturalmente avendo insomma, oggi ha più di 90 anni, a quell'età insomma era già, insomma, voglio dire, aveva già una certa età e ci raccontò che lui conosceva Moggi, quindi posso raccontarlo tranquillamente. E Moggi lo chiamò la mattina, perché Moggi non c'era la paloscia, perché insomma Moggi aveva stato facendo l'osservatore in Toscana, certo, no? Dal sì. Nulla, quando Raffaello era già un grandissimo giornalista, lo chiamò e disse guarda, vado via perché non inizio nemmeno, perché credo ci fosse stato un incontro con Vittorio Cecchigori che non era finito molto bene. Però cosa voglio dire con questo? Ora, al netto di tutto quello che poi è successo con Moggi molti anni dopo, però è innegabile insomma che aveva fatto il diritto già a Torino, l'aveva fatto alla Roma, l'aveva fatto al Napoli, insomma era uno, faceva capire che Cecchigori dopo due anni voleva forse mettere dentro quello che in quel momento secondo lui era il miglior direttore generale italiano, perché voleva dare una svolta. Poi questa cosa non venne, arrivò un giovanissimo Cinquini, poi c'era già Antonioni dentro, insomma poi Cinquini prese il comando, era un giovane direttore sportivo, e devo dire che la coppia Cinquini-Antonioni, e poi ci fu l'anno della B. Allora, che però indovinarono l'allenatore, perché poi... Sì, no, indovinarono l'allenatore Ranieri, che aveva già fatto, ma allora quella era una squadra alla quale doveva essere impedito di partecipare al campionato di Serie B, perché c'era una sperequazione di valori. Io guarda, la seguì tutta, che l'hanno a casa in trasferta, no, la Fiorentina con questo la promozione a 5 giornate, perché pensa che avrà servito sempre abbastanza, sì, no? Sì, sì, voglio sì. Dire, poi insomma c'erano squadre di un certo tipo, c'era il Bari, c'erano squadre veramente veramente importanti. La Fiorentina era una squadra pazzesca, perché Mario Cecchitori cosa disse? Disse venisse le fece ai giocatori, ma avete portato in Serie B? Restate tutti in bischio, ma come? Battistuta tra l'altro quell'anno giocò un po' perché era molto impegnato con le qualificazioni ai mondiali del 94. Giocava Banchelli lì. Però sì, giocava Banchelli, però fa conto aveva fatto un girone invece di due, fece comunque una caterva di gol naturalmente, chiaro fin dall'inizio, non ci poteva essere partita perché quella non era una squadra da Serie B. Certo. L'unico andò via fu Di Mauro, perché mi sembra fosse in prestito dalla Lazio forse, Di Mauro. Dalla Lazio, sì. Dalla Roma. Sì, lui era cresciuto, forse pensi che lui ha giocato sia la Roma che nella Lazio, però insomma ne venne in prestito e tornò via e gli altri rimasero tutti, cioè proprio mi devi credere, non... E pensa che in trasferta la Fiorentina ne pareggiò anche tanto, all'epoca c'erano i due punti, per cui magari capitasse la famosa media inglese, no? In casa sbagliavo in colpo, fuori o vincevi o pareggiavi, insomma già credo a novembre ci fu la vittoria di Bari col gol di Banchelli, mi sembra, sì, gol di Pomodoro Banchelli, già a novembre insomma fu chiaro che non ci sarebbe stata storia e non ci fu storia.
E in quell'anno lì arriva il secondo tassello della Fiorentina di Cecchigori, perché prendono Toldo. Arriva Toldo. Sì, arrivò Toldo con Scalabrelli e faceva la riserva. Arrivarono dei giovani, c'erano giocatori veramente robbiati, se non sbaglio arrivò quell'anno, fortissimo Spadino. E lì fu costruita le basi, tanto Ranieri mise a posto lo spogliatoio, perché sai, poi l'anno della successione c'era stato il problema anche lo spogliatoio, Effenberg, Laudrup, peste calde, soprattutto Effenberg, lui bonificò lo spogliatoio e Ranieri, devo dirti che è stato con tutti gli allenatori in cui ho lavorato io da giornalista, è stato uno dei più grandi e non mi sorprende che abbia fatto quello che ha fatto Ranieri in vita sua, perché a parte persona intelligentissima, tecnico molto preparato, un gentleman ma dai modi risoluti, poi soprattutto profondo conoscitore di campo. Poi si può discutere su come giochi, gioca un calcio più tradizionale, più tradizionale. Se tu vuoi arrivare, se tu vuoi cogliere un piazzamento, se tu vuoi vincere e dai la squadra a Ranieri, Ranieri è un grande pilota. Quei 4 anni lì sono stati forse i 4 anni più equilibrati.